Matteo Aglio, Paolo Scalera. Eccoci qua. Allora, lo riconoscete, è Joan Zarco, che fortunatamente per noi parla italiano, anche perché il nostro francese è stato, il nostro francese fa schifo, io parlo francese come les africains. Io ho subito un regalo per Joan da un amico italiano con cui ha lavorato. E che, tu sai, dato che poi questo filmato lo vedrà Alain, io vorrei che ci raccontassi, perché la chiave ma è la chiave da 22 di solito, però, è però, 34, chi ci ha dato la 34? Chi ci ha dato questa? Non è mica piccola, allora. No, era il mio coach Laurent, che quando andavamo sulle gare di minimoto c'era anche Alain Mesdai, che lui aveva il suo bambino che girava sulle minimoto, e tipo un'espressione che se quando non credi qualcosa, okay, ti prendo la chiave di 22 e ti la metto nel culo, perché ma quella è in tubo, quella non che sembra più, sì, perché per quello quella da 34 fa questa fa male, sì, credo di sì. Ma sì, è partito di una barzelletta un po' così, sì. E poi è diventata quasi naturale di dire. Lo sai perché Guy Coulon ha usato questa? Perché con Guy abbiamo fatto tante volte la Dakar, e io scrivevo ancora con la macchina da scrivere, quella vecchia, facevo rumore, lui voleva dormire e mi ha detto che tante volte ha desiderato di darmela in testa. La 34, ricordo. No, ma ci sono cose da raccontare divertenti. Senti, tu appunto sembri un ragazzo e un pilota molto serio, ma invece appunto parlando con Alain, parlando con gli amici, mi dicono che in realtà sei un ragazzo molto divertente. Ma mi piace ridere, come penso tanti, e sicuro qualche anno fa facevo vedere tanto la faccia del ragazzo sempre sul serio e non riesce a sfruttare tutto, a divertirsi tanto, e adesso ho preso piuttosto quella via di stare più naturale. Ho dovuto passare un momento dove avevo bisogno di essere incazzato sempre per essere forte in moto, ma poi adesso questo periodo l'ho capito bene e riesco a essere concentrato sulla moto e cattivo quando ci vuole, ma appena tolgo il casco riesco a stare tranquillo, e sono contento di essere tornato anche su questo viso di più naturale. Ma c'è stata anche tanta pressione, perché la Francia aspettava da moltissimo tempo un pilota forte come te, tu hai vinto, cioè questo ti ha influito? No, questa pressione è venuta, non lo sento che la Francia sta aspettando, adesso lo vedo che abbiamo bisogno di un pilota che sta andando, che va forte e che soprattutto può vincere. E quando vado a vincere sarà ancora meglio, ma questo sta venendo, ma nei tempi tipo 5-6 anni fa è totalmente un altro mondo la moto in Francia. Ci sono quelli che hanno la passione, è bello, ma sul pubblico normale sembriamo dei matti, che in Italia tipo hanno un po' più di rispetto sui piloti. Ma tu hai voluto vincere due titoli nella Moto2, no? Che è un po' il contrario, per esempio, di quello che sta facendo Mir quest'anno, che ha fatto Vignale. Perché? So. Non ti sentivi sicuro? Non c'era l'offerta della moto giusta? Sì, direi che non c'era l'offerta della moto giusta, e quindi volevamo aspettare un po' di più, e sapevamo già in questo tempo che qualcosa con Suzuki si poteva fare. E quindi, visto che avevamo questa speranza con la Suzuki, era anche più di una speranza,
L'hai provata? Allora, sì, l'avevo provata. Allora abbiamo fatto di nuovo un altro anno in Moto2, è stato un altro titolo, è stato fantastico, quell'anno bellissimo, bellissimo, durissimo, ma tutte le lezioni, ho cresciuto tanto, ma sì, le offerte non erano quelle molto buone, ma aspettavamo anche perché c'era l'opzione della Suzuki che era bella. Era bella. Solo che poi durante l'anno 2016 è caduta perché volevano Rins. Sì. Senti, ma noi tutti ci aspettavamo che quest'anno tu firmassi poi alla fine con la Yamaha e che ti dessero una Yamaha ufficiale. Invece sei andato andrai in KTM il prossimo anno, che è una scelta molto difficile e coraggiosa vedendo dove sta la KTM, perché tu sei un pilota vincente e in questo momento la KTM diciamo è nella seconda fase. È vero, vero. Per quello è una scelta di coraggio. Peccato che la Yamaha non ha voluto, no, non so perché veramente. Ho sentito ci sono opzioni per Pedrosa anche di avere Yamaha, o c'era anche quell'opzione di Lorenzo con Petronas. Io questa opzione non l'avevo neanche. Non sono venuto da noi per parlare e vedere quello che possiamo fare, quindi ci voleva andare avanti. La scelta della Honda era anche bella. Poi ci si è arrabbiato, ha detto che l'avete preso in giro, ma è andata così. Sì, ma perché infatti non l'abbiamo gestito molto bene, sapevamo già con KTM e non abbiamo voluto dirlo e questo non è stata fatta bene. Non è stata chiara. Ma con Puig sono andato a parlare e va bene, sono andato a scusarmi di quello che nella maniera dove l'abbiamo fatto e poi quindi non ci sarebbe stato nessun problema per te di correre insieme a Marc Marquez? Non lo so, ho scelto la KTM, credo si voglia essere campione. Marquez è talmente forte che andare tutto uguale di lui sembra che devi stare secondo. Bisogna scegliere un'altra via e poi forse quel via porterà a stare davanti a lui. Senti, e io credo veramente c'è KTM, c'è la Red Bull e da 2 anni adesso stanno arrivando lì per fare bene, quindi voglio essere il pilota, visto che sono in un ritmo buono, può essere il momento giusto e poi vedremo. E poi tu sei nato con loro perché hai vinto la Rookie Cup con Red Bull. Quindi già per la storia è anche bella, ma no? Non mi hanno preso perché avevo vinto la Rookie Cup 10 anni fa. Magari avrò buona memoria. Ma pensa, per il pubblico generale vanno a vedere, ha vinto la Rookie Cup, poi magari sarà campione. È semplice di essere in MotoGP. Senti, qual è la cosa più difficile sceso da una Moto2 per andare forte con la MotoGP? Non so, direi l'adattazione con le gomme, soprattutto quando hai fatto tanti anni nella Moto2, guidare una moto abbastanza grossa che bisogna portare nelle curve, questo lo senti e sei abituato a gestire una moto grande e grossa, ma le gomme ti permettono delle cose molto più impressionanti che sulla Moto2 e forse per quello Mir può adattarsi bene. Vedremo se solo un anno si adatta più in fretta alla MotoGP perché ha preso meno abitudini della Moto2, o se queste abitudini della Moto2 a un certo momento servono, però per l'UTI non servono e per quello bisogna a un certo momento dire che ho fatto quello nella categoria, prendo quello che mi può servire, ma non posso prendere tutto, bisogna anche girare la pagina e riscrivere la tua storia. Già, tu lo scorso anno
hai avuto la fama di pilota molto aggressivo, no? Guarda, hai fatto arrabbiare Valentino, sì, però. Adesso hai imparato. Valentino ha anche detto, ma Joan non sa guidare. Adesso hai imparato. Lo faceva per a posto di dire queste cose, perché poi pensava in Australia abbiamo detto, sì, adesso fai parte di noi, e questo è stato bello. Cioè è stata come... Ma ero aggressivo, ma bisogna sempre essere aggressivo, non puoi andare in moto senza essere aggressivo. Con l'esperienza riesci a essere forte, magari con meno aggressività o con più gestione, ma guarda, ho fatto fatica ai due ultimi GP, Mugello e Catalunya. Credo che mi mancava un po' di aggressività, però non sono riuscito a metterla al momento giusto, e vedi, appena non riesci a metterla, sei indietro. Gli appassionati, tuoi tifosi, anche in Italia, dicono da quando Joan ha firmato con KTM... Erano più belle le ragazze al Mugello, qui ad Assen fanno un po' schifo. Senti, andiamo a correre sempre al Mugello, non è un problema. La Yamaha ti darà le stesse cose anche ora? Perché le ultime due gare magari i tifosi dicono gli ha dato qualcosa di meno a livello tecnico. Non voglio sapere, perché se inizio a pensare così farò troppo fatica tutto l'anno. Bisogna veramente avere la testa sgombrata. Sì, lasciare andare. Se ti fregano è così. Credo mia moto è uguale dall'inizio dell'anno. Se gli altri vanno più forte è forse perché stanno sviluppando, e adesso hanno messo il dito su una cosa giusta per crescere. Io non direi che ho qualcosa di meno confronto all'inizio dell'anno, non c'è qualcosa di peggio, è uguale, solo che andiamo a rimanere a questo livello, ma su queste piste dove è difficile sfruttare il 100% della potenza, allora c'è sempre l'opportunità di fare bene. Senti, al di fuori delle corse, noi sappiamo per esempio che tu suoni il piano. Giusto. Sì. Quali sono le altre tue passioni? Beh, le ragazze l'abbiamo capite. Ma se non sei appassionato di ragazze... rispetto a quella scelta, però non è la mia. Quali sono le tue passioni? Allo sport, già allenarmi, fare dei sport diversi, e questi sono dei momenti buoni. Adesso inizio la chitarra, quindi chitarra. Qual è fra i musicisti il tuo preferito, se dovessi fare un nome? Gilmour dei Pink Floyd. No, sono piuttosto Beatles. E poi canzone francese, ma sulla chitarra, come ho fatto sul piano, non c'è un artista specifico. Studi o sei autodidatta? Da solo? No, prendo le video su YouTube, quando lo spiegano. E te lo fai tipo una musica che sento, dico, magari quella la posso suonare. Allora guardo, imparo e poi riesco, ma adesso che sul piano ho potuto, sono da più di 4 anni che sto facendo così a quindi non hai un maestro né nessuno? Cosa? Nessun maestro, non sei mai andato? No. Adesso capisco sempre di più quello che sto suonando, è bello, questo è veramente la cosa dove... Cioè riesci a rilassarti, a liberare la mente? Sto guardando un po' di TV, ma vedo che sto meglio con la musica. Sì, mi porta più buon essere. Senti, un'ultima cosa, poi ti riaccompagniamo nel paddock. L'ultimo, diciamo, grande pilota francese è Christian Sarron, che tra l'altro viene anche spesso qua nel... Ma perché è lui nella 500, diciamo. Sì, nella 500, certo. Sì. Ce ne sono tantissimi. Cioè di piloti francesi molto forti. Tu, la tua passione per il motociclismo ha anche una conoscenza storica di... Sì, ma io per fare
per diventare il pilota che sono, quando sono partito dal mio coach vicino a Avignon, sì. Volevo sapere tutto di moto. Quando lui parlava sembrava che un tempo fa andavano più forte di noi adesso, e quindi volevo capire tutto quello, perché come, parlava come un vecchio, certo. Era meglio prima. Lo fa anche lui, E quindi no, la storia della moto mi piace e ho voluto capire io. Chi era i piloti che ti incuriosivano? Tanti. Lui suonava di Jarno Saarinen, il pilota finlandese, allora sì, quello sì. Ho anche guardato e io, mi piaceva anche. Puoi provare a mettere i manubri così sulla... No, questa non vai a 300 con questi manubri. No, tanti, sempre vedere come l'hanno vissuto questa esperienza era interessante. Sì. Anche poi quando ho potuto conoscere dei piloti che hanno corso negli anni 70, adesso vengono nel paddock e si può parlare un po'. Un'ultimissima cosa, da dove nasce il backflip? Questo dalla scuola, direi del mio cognato, ex cognato perché non è più con mia sorella, ma lui è un campione di trampolin. Sì. E mio fratello anche lui faceva trampolin, ma tanto tempo fa non è stato campione. E questo, già mi piaceva i salti, e poi a scuola, 16-17 anni, facevo come gli Yamakasi, era anche un film francese, credo, sì. Yamakasi che saltavano degli appartamenti, costruzioni nella città, parkour. E quindi fare questo era è diventato un gioco e provare di fare il backflip un po' dappertutto, e poi ho iniziato a farlo. Allora noi ti auguriamo e noi ci stanno cacciando. Ti auguriamo di farlo qui. Anche lei è brutta. Anche lei. Grazie anche Giovanni. Anche noi. Riportagliela, perché sennò poi quella chiave lo sai dove va a finire. Sì. Ah, sì, ma andrò abbastanza bene oggi per questo weekend. Ciao Joan, ci stanno cacciando via. Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille. Paolo Scalera.